Il primo auspicio è che questo metodo di lavoro di ricoinvolgere tutte le parti sociali e i sindacati su un tavolo comune possa essere riportato avanti nel futuro, perché è un metodo di lavoro corretto. Ed il secondo è che questo documento che abbiamo prodotto non sia solo un documento fine a se stesso, ma serva sia per la fine di questa legislatura, sia e forse soprattutto per la legislatura che verrà, come base di partenza per qualsiasi programma di qualsiasi forza politica. Due punti qualificanti in particolare: il primo riguarda il credito, il modo con cui le imprese accedono al credito. Abbiamo scelto di sostenere questo processo attraverso un plafond che mette a disposizione la Regione da 50 milioni di euro, che abbiamo chiamato Garanzia Toscana, e dall'altro un grande elemento di sfida sul tema delle infrastrutture. La Toscana ha bisogno di infrastrutture, ne ha bisogno il sistema economico, ne ha bisogno il sistema sociale, ne ha bisogno chi vive la Toscana ogni giorno, a partire dagli aeroporti. Quello di Firenze deve essere un elemento qualificante per la nostra regione. È impensabile che l'aeroporto di Firenze diventi il Marconi di Bologna, ma le strade, dalla 1 al raddoppio delle possibili corsie, perché ormai è un imbuto pesante in tutto questo pezzo di regione, passando per la Tirrenica e per anche tutto il reticolo minore. Abbiamo bisogno cioè di guardare alle infrastrutture come un elemento di sfida per il futuro della nostra regione. Il patto per lo sviluppo ha proprio questo senso. A cominciare dalla Tirrenica, che va fatta. Per 10 anni mi sono battuto, altrimenti anche tutto quello che si fa sulla costa non ha il potenziale di sviluppo che potrebbe avere, a cominciare dal sottoattraversamento dell'alta velocità che blocca i treni regionali, un cantiere che è fermo ormai da decenni, a cominciare dalla sistemazione dell'aeroporto. Parliamo di mera sistemazione dell'aeroporto, è una pista che si sposta, non si agitino, a inquinare sono gli aerei, e gli aerei sostanzialmente rimangono gli stessi, e la battaglia ambientalista vorrebbe che si volasse in maniera non impattante, non che si smettesse di volare. Far sì che il sistema produttivo toscano, sia quello manifatturiero e quello dei servizi, trovi le scelte su cui da tempo stiamo lavorando, alcune sono già arrivate, altre sono in fase di realizzazione. Credo che questo tipo di confronti, già si svolse anche l'anno scorso, io ho partecipato almeno un paio, sia utile per fare il punto della situazione.